una nuova vita ha inizio. Un bambino così piccolo ha praticamente tutto da imparare. Le sue prime conoscenze sono frutto di alcuni dei suoi sensi: il tatto, l'udito e la vista. Ma osserviamo il suo cervello al lavoro. Più o meno rosso, un po' a sinistra, un po' a sinistra e più o meno rosso. Non posso registrare questa roba e neanche chiedere una rettifica. Avrei bisogno di qualche altra precisazione, potrebbero anche darmela. D'accordo, trasmettete lo stesso, bisogna pure che impari. Ora i neurotrasmettitori sono veloci e scattanti e qualunque tipo di messaggio viene immagazzinato, anche se non è molto preciso. Bisogna fare esperienza. Ordinare alle mani di spostarsi decisamente a sinistra per afferrare un oggetto più o meno rosso o giallo. È un po' confuso come messaggio, no? I neonati credo. E che velocità? Vediamo come va la circolazione. Acqua, signori, acqua pura, nessuno ha bisogno di acqua pura. Fatevi sotto, gente, abbiamo calcio in abbondanza di qualità superiore per rinforzare o costruire le ossa più importanti del vostro scheletro. Io vuole acqua pura, la migliore acqua, nessuno vuole un po' d'acqua. Il sangue ha sempre la sua funzione di trasporto delle sostanze nutritive. Il calcio è assolutamente indispensabile per i bambini, ne hanno bisogno tutte le ossa. E l'acqua, allora i bambini hanno bisogno di moltissima acqua per eliminare i rifiuti e far funzionare bene i reni. Oh. Levatevi di mezzo, state intralciando il traffico. Date la precedenza alle proteine che devono costruire i muscoli, le cellule e tutto il resto. Tutto questo movimento mette allegria, vero maestro? Ah sì, è sempre bellissimo vedere una nuova vita che comincia. C'è ancora tanto da In un organismo giovane ci sono tante cose da fare. Educare le difese del bambino contro i microbi, per esempio. Ma non ci sono gli amici della polizia? No, non ancora. I bambini piccoli non hanno molte difese. I nostri amici infatti vengono qui in visita dal corpo della madre e la loro funzione è solo quella di garantire il cambio. Il bambino deve prima produrre e poi provvedere a istruire le proprie amiche. Istruire? Come a scuola? Sì, nel team. È lì che si formano i difensori. Gli ufficiali della polizia linfocite, il capitano Pierrot e il tenente Petit, sono stati incaricati ufficialmente dall'organismo materno di proteggere il corpo del bambino nel primo periodo di vita. E saranno i vostri istruttori perché dobbiamo mettere in funzione rapidamente la nostra polizia. Eliminare! Complicato l'inizio, vero? Come sta? Va tutto bene, Petit? Passano gli anni e il bambino assiste ai miracoli del progresso. Papà, quando diventerò grande ho deciso che farò l'astronauta. Ecco la scuola per astronauti. Forse i nostri nipoti la potranno frequentare. E questo che vedete adesso è l'apogeo del satellite. Con i dati di cui siete in possesso, calcolate la potenza della spinta alla partenza, l'angolo corretto di entrata in orbita e la distanza da percorrere. Sulla Terra, il cuore manda il sangue verso il basso, assecondando la forza di gravità, ma anche verso l'alto, contrastando la gravità. Quindi, in assenza di gravità, dovrà battere più o meno veloce. Quante cose bisogna sapere? Bene, ragazzi, basta con la teoria. Domani sarà il gran giorno. Infatti raggiungeremo la stazione orbitale di Atto e una volta arrivati lì, comincerà l'avventura. Ecco Horus. Non male, vero? Ha dei propulsori ionici 100 volte più potenti del più potente dei propulsori atomici. Sono dei volontari? Pronti al gran salto? Pronti! 6, 5, 4, 3. Allora, improvvisamente si è messo a tremare. E nel momento in cui io credevo che... Perché fanno così? Cosa sta succedendo? Mi sento pesante, come se fossi schiacciata. Che strano. Come mai? Ma che cosa si sono inventati proprio adesso, nel momento in cui eravamo pronti a scatenare una magnifica infezione? Ma si può essere più sfortunati? È la fortissima accelerazione che subisce il razzo alla partenza. Tra poco vedremo invece cosa succede al nostro corpo quando manca la forza di gravità.
Pressione all'interno dell'abitacolo normale. Attenzione, siamo in condizione di gravità zero, assenza totale di peso, motori spenti. Entrata in orbita. Un momento fa pesavo una tonnellata e ora sono leggera come una libellula. Sto volando. Andiamo in scelta. Aiuto. Come siamo Maestro, insomma, cosa sta succedendo? Perché ci siamo messi a volare adesso? Credo di conoscere il motivo. Evidentemente ci troviamo in assenza di gravità, non è niente di grave. Ma deve riconoscere che è un po' strano, volano tutti come degli uccellini. Però è bello. E quello chi è? Maleducato. Pressione, un'atmosfera. L'amico astronauta ha starnutito. Ma guardate un po' chi c'è in quello starnuto. Verrete che per l'ispezione organizzeremo un raffreddore portentoso di quelli con i fiocchi, ve lo garantisco io. Ah, siete tutti raffreddati. Significa che qui ci sono dei virus. Eppure nessuno era ammalato alla partenza e la cabina era disinfettata. Va bene, vuol dire che useremo le maniere forti contro i nemici che abbiamo dentro, compresa a base di interferone alfa per attivare le vostre difese e subito dopo indossare le tute spaziali. Pronti? Apertura del portello. È un buon metodo. Chissà, forse un giorno ci cureremo così. Disinfestazione ultimata. Ripristino dell'atmosfera. Pressione normale, un'atmosfera. Quella è la stazione orbitale di Arthur. Siamo arrivati. Ora assisteremo ad un discorso del maestro. Ascoltate attentamente cosa state dicendo. Forse è questo il futuro che ci attende. Non credo ci sia bisogno di presentare il professor Maestro, il più grande scienziato del nostro secolo, nonché il capo della nostra spedizione. Ecco qui, vi unite le 200 famiglie minuziosamente selezionate per realizzare il nostro grande progetto, la colonizzazione dello spazio e la conquista di nuove terre per la specie umana. Adesso vorrei ricordarvi come siamo arrivati a questo punto cruciale, noi uomini, e non dei robot o dei computer. Come sapete, all'inizio del XXI secolo il risultato di quei suoi propulsori ionici che ci permettono una velocità considerevole. Anche se un giorno riuscissimo a raggiungere la velocità della luce, siamo con lui. Ma avete capito il perché, ragazzi? Sì, saremo presenti in lui attraverso i nostri cromosomi, trasmessi di generazione in generazione. Sì, straordinario prolungamento dell'uomo verso l'eternità. Bravo, bel discorso. E forse tutto questo non è poi così lontano come può sembrare.